Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria Chieti Pescara e Rete 8. Parliamo nella puntata odierna di rinnovabili, torniamo ad occuparci di questo argomento. Sappiamo che si sente sempre più spesso parlare di transizione energetica che richiede forti investimenti e che deve essere fatta secondo criteri non solo di sostenibilità ambientale ma anche economica e sociale. Un recente studio di Confindustria Energia restituisce dei dati molto importanti, elenco alcune voci. Ci sono implicati in questo processo 182 miliardi di euro da qui al 2030, che si traducono in un valore aggiunto totale di 300 miliardi di euro in 300.000 unità di lavoro annue e una riduzione di emissioni pari a 127 milioni di tonnellate di CO2 sempre entro il 2030. Ne parliamo con i nostri ospiti. Abbiamo in collegamento Roberto Potì, vicepresidente di Confindustria Energia. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. E ancora, sempre in collegamento, abbiamo Paolo Bellotti, che è responsabile marketing e vendite di A2A Energia S.p.A. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito. In studio torna a trovarci Cristiano D'Ortensio, che è vicepresidente della sezione Energia di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera. Buonasera. La prima domanda per entrare nel vivo della nostra trasmissione va al vicepresidente Potì in collegamento, che ci parlerà appunto di questo studio al quale abbiamo accennato durante la nostra introduzione, ma non solo. Sarà interessante capire qual è il quadro europeo in cui si inseriscono i temi energetici. A lei la parola. Grazie. Dunque, Confindustria Energia è la federazione delle associazioni dei produttori e degli operatori energetici italiani, che in tutte le loro filiere, che vanno dall'attività di esplorazione e produzione di idrocarburi fino alle rinnovabili, fino ai combustibili, diciamo, tradizionali, combustibili biologici, e attraverso anche il gas, il biometano, quindi tutte le filiere energetiche, si interessa degli investimenti e quindi della ricaduta industriale degli investimenti nel settore energetico in questo periodo di transizione. Noi facciamo ogni due anni uno studio che rende conto di come si avviano questi investimenti, e in questo studio partecipano anche Terna, che non fa parte dell'associazione ma è il trasportatore italiano dell'energia elettrica, e SNAM, che è il trasportatore del gas, e abbiamo il supporto della Strategy End di PwC per, diciamo, i modelli di valutazione. Gli studi noi li svolgiamo nell'arco di un periodo biennale, e ne abbiamo fatti alcuni durante il periodo pre-Covid, e adesso, diciamo, lo studio di cui vi sto raccontando i risultati è stato concluso nel dicembre del 2020. Lo studio, diciamo, con che cosa si confronta? Noi non abbiamo una strategia energetica italiana aggiornata. Come sapete, il piano energetico nazionale, energia e clima, verrà aggiornato nel mese di giugno del 2023. Quindi ci siamo basati sul, diciamo, quadro europeo che nel 2021 è stato delineato il cosiddetto pacchetto normativo del Fit for 55, cioè gli obiettivi del 2020 e del 2030, i quali obiettivi sono stati spinti e maggiorati rispetto alle precedenti strategie energetiche, portando dal 40 al 55% la riduzione della CO2, portando, diciamo, anche il discorso di installazione di rinnovabili al 40% dei consumi, e con un incremento di 550 gigawatt di rinnovabili in più, e un aumento dell'efficienza energetica. Questo pacchetto normativo non comprende soltanto la produzione di energia elettrica, ma c'è l'estensione della
riduzione della CO2 anche ad altri settori, come il settore dei trasporti. Infatti avete sentito recentemente le posizioni sui motori a scoppio, sui motori elettrici, quindi questo traguardo del 2035 per lo stop ai motori a combustione interna, che adesso è in stand-by perché la Germania anche ci sta ripensando, che in un approccio tecnologicamente neutrale si vuole vedere anche lo spazio che possono avere i biocombustibili, cioè quei combustibili che non sono più che sono low carbon, zero carbon, e che quindi vengono dalla produzione di biomasse prevalentemente o da waste, da rifiuti, che possono essere naturalmente miscelati attualmente con i combustibili tradizionali e in futuro anche puri, oppure per esempio il biometano, che è più o meno la stessa origine, è un gas che però non è fossile e quindi per definizione non produce CO2. I trasporti poi si sta estendendo anche al settore dell'edilizia. Il discorso delle case verdi, green houses, del quale anche si parla in questi giorni, dell'obiettivo 2030 per avere la classe energetica E, oppure la classe energetica D nel 2023, fa parte di questo pacchetto. Poi ci sarà l'agricoltura, poi ci sono i rifiuti, e quindi è un pacchetto di normative che da qui alla fine di questa legislatura europea, che finisce nella primavera del 2024, dovrebbe assumere una forma di norme che, discusse nel trilogo europeo, poi saranno recepite dagli Stati. Quindi è una cosa che ci tocca direttamente. Quando parlo delle case verdi, oppure del motore biocombustibile, oppure elettrico, è un tema che riguarda tutti. Questo era nella primavera del 2021. Poi c'è stato l'inizio del conflitto in Ucraina ed è stato elaborato un altro progetto, un altro piano che si chiama Repower EU. Repower EU, in realtà, qual è l'obiettivo del Repower EU? Quello di ridurre la dipendenza energetica europea. La dipendenza energetica europea, calcolata come energia importata sull'energia consumata, è tra il 50 e il 60%, con dei picchi più alti, il caso dell'Italia di questi, e dei picchi più bassi. Il discorso della discontinuità della produzione della fornitura di gas russo ha portato a delle politiche di efficienza energetica e ovviamente anche di diverse fonti di approvvigionamento. Questi due pilastri sono stati il riferimento per il nostro studio. Facendo un rapido, lo scopo qual è? Sostituire sostanzialmente per il gas, vedete qui in questa slide riportati i paesi, alcuni paesi europei, tra i principali che noi abbiamo analizzato, la Polonia, la Germania, la Francia, l'Inghilterra e la Spagna, con Germania e Francia e il Regno Unito, che hanno una dimensione energetica un po' più grande dell'Italia, ma non tanto, la Spagna e la Polonia, che sono inferiori. La sinistra ci sono indicati gli indici di dipendenza energetica, e vedete che l'Inghilterra è molto basso. L'Inghilterra, per definizione, ha sempre visto un'autoproduzione di energia piuttosto alta, e poi c'è invece la Germania e la Spagna che hanno un indice molto alto di dipendenza. Per la cronaca, l'Italia è al 75%, o 73-75%, quindi ancora più. E poi c'è la dipendenza dal gas e del petrolio. Allora, la buona notizia che vi devo dare è che questo studio, che si è concluso nel 2022 e che quindi dava una dipendenza media per l'Europa di circa il 40% dei propri fabbisogni di gas, è scesa nell'arco di pochi mesi di moltissimo di gas dalla Russia. Di gas dalla Russia, perché dei 155 miliardi di metri cubi, adesso siamo a circa 34 miliardi di metri cubi. Quindi lo sforzo per nuovi terminali di rigassificazione, con per esempio la Germania ne ha già installati 3, l'Olanda 1, noi ne stiamo per installare uno a Piombino, consentono una maggiore autonomia dalla fornitura russa, e poi ci sono gli stoccaggi. Gli stoccaggi quest'anno, grazie anche
al clima mite, ma purtroppo anche alla riduzione dei consumi industriali e quindi a una distruzione di valore, e ha avuto in Europa una riduzione del 19%. Tutto questo complesso ci ha dato la possibilità di ridurre drasticamente il consumo di gas dalla Russia e quindi diciamo di avere fonti alternative come l'Algeria, la Norvegia e gli Stati Uniti, e quindi l'indice di dipendenza dalla Russia, non di dipendenza energetica, dalla Russia è diminuito. Questo è il quadro europeo nel quale è stato sviluppato il nostro studio. Grazie Vicepresidente, ci ha detto tanto, questo ci consente di tornare qui in studio per passare la parola al Vicepresidente D'Ortenzio che operando in un'azienda di settore ci potrà dare il suo punto di vista, ma non solo, in qualità anche di giovane imprenditore ha un occhio attento verso l'estero, quindi ha anche qualcosa da raccontarci in questo senso. A lei Vicepresidente. Sì, grazie. Da qualche anno stiamo monitorando e studiando, approfondendo delle best practice a livello europeo per far fronte a questa crisi energetica da cui potremo trarne spunti e creare delle opportunità per noi. Diciamo che quelle che sono le più rilevanti attualmente monitorate, risultanti anche a seguito dell'evento che facevamo l'anno scorso sull'energia, sono particolarmente tre. Il primo è localizzato in Nord Europa, dove si sta incominciando a stoccare la CO2 che viene catturata in processi industriali. Si sta rivelando un settore in forte sviluppo, con degli scenari molto importanti in termini di ricadute, sia in termini ambientali che di monetizzazione di questo stoccaggio, e vi dirò il perché successivamente all'introduzione del secondo punto. In Germania stanno incominciando a studiare per poi industrializzare la produzione di metano sintetico, quindi quel metano che noi oggi importiamo e di cui abbiamo avuto problematiche per le note vicende di embargo, loro intendono produrlo attraverso due fattori. Il primo, la produzione di idrogeno, da elettrolisi, quindi banalmente stanno individuando delle aree dove fare forti investimenti da fotovoltaico utilizzati esclusivamente per la scissione dell'idrogeno dall'aria, quindi, e dall'acqua, scusate, da cui è facilmente ottenibile, che va legato alla CO2 che si va ad immagazzinare. Questa nuova molecola, quindi sintetizzata in laboratorio, produrrebbe questo metano sintetico che verrebbe reinserito nell'infrastruttura già esistente, quindi senza alcuna modifica né, sia della parte infrastrutturale né attraverso una dipendenza da altre nazioni più o meno buone, più o meno amiche per la fornitura. E il governo tedesco sta spingendo moltissimo questa nuova ricerca, tra l'altro guidata da un ex top manager della SNAM, quindi abbiamo anche lì un collegamento con l'Italia. E quindi, come dicevo prima, l'utilizzo di ex giacimenti per stoccare CO2 catturato da produzioni appunto di anidride carbonica si rivelerebbero strategiche e molto floride dal punto di vista economico per questo sviluppo. Il terzo punto è l'utilizzo di rinnovabili, in particolare di impianti idroelettrici da utilizzare come riserva di energia. Questo perché è vero che le rinnovabili non ci danno una continuità di fornitura, quindi abbiamo dei picchi che possono essere dovuti sia all'alternanza giorno e notte per il fotovoltaico che all'alternanza dei flussi eolici. Quindi, e qui lo sta facendo moltissimo il Portogallo, si stanno creando degli accumuli più o meno grandi di idroelettrico da utilizzare laddove c'è bisogno di reintegrare immediatamente o temporizzatamente l'energia necessaria a mantenere costante il flusso delle rinnovabili. Chiaramente la seconda ricaduta, anche in carattere positivo sull'ambiente, è che l'accumulo anche delle forti piogge che oggi siamo abituati ad accusare avrebbe anche una ricaduta positiva su quello che è il dissesto idrogeologico. È chiaro che queste azioni vanno integrate in un discorso di sistema, perché è chiaro che dobbiamo andare a sviluppare sia le rinnovabili che quei sistemi di accumulo, perché si sta spingendo molto il Portogallo su questi giacimenti idrici,
Perché è chiaro che l'utilizzo di batterie, seppur nel breve periodo, potrebbe essere una chance, non è una chance di sistema, la batteria ancora non è efficiente, ha dei costi elevatissimi, soprattutto non abbiamo noi in Europa una tecnologia per la batteria, quindi saremo sempre comunque dipendenti dal sud-est asiatico. Quindi qualora volessimo integrare in maniera olistica e complessiva tutte queste opportunità, vedete che andiamo a riusciremo ad avere una quasi indipendenza energetica con delle nostre risorse. Poi chiaramente, come diceva anche il vicepresidente Poti, è innegabile che la migliore energia è quella risparmiata. Se all'abbinamento di iniziative attive si va anche a affiancare iniziative passive, quindi riduzione dei consumi, come era stato fatto con il 110 o perlomeno con bonus edilizi che vadano a efficientare il nostro sistema edilizio, l'unione delle due cose ha sicuramente dei risultati migliori e di più, in un tempo molto più rapido e stretto che non strategie diverse. Decisamente, grazie per questo contributo. Vado da Bellotti per chiedere qual è il suo punto di vista relativamente alla situazione dell'autonomia energetica dell'Italia. Grazie. Beh, diciamo che metto un po' a fattor comune alcune evidenze che abbiamo raccolto in uno studio che a Dua con la European House di Ambrosetti ha svolto a fine anno scorso. In particolare, lo si citava già anche prima, l'Italia effettivamente non è messa benissimo, è quintultima a livello di autonomia energetica, quindi la capacità di far fronte con proprie risorse ai propri fabbisogni energetici a livello europeo. Si parlava di una media europea intorno al 40%, l'Italia non arriva al 25%, intorno al 22,5%. E questa, diciamo, è l'ombra di questo studio. La luce è che l'Italia però ha sul proprio territorio enormi risorse per colmare questo gap. E in particolare mi riferisco all'acqua, al sole, all'eolico e anche ai rifiuti, perché anche i rifiuti possono essere una risorsa impiegata proprio a soddisfare una parte del fabbisogno energetico. Proprio sempre all'interno di questo studio, quello che abbiamo ben evidenziato è che proprio utilizzando al meglio queste risorse in un orizzonte temporale di medio periodo, quindi vuol dire insomma fra i 5, 6, 7 anni, comunque riteniamo ben prima dei 10 anni, questo 22,5% di capacità di far fronte al proprio fabbisogno energetico può arrivare molto vicino a un 60% già in questo ristretto lasso di periodo, che oltretutto è una crescita che è dell'ordine di grandezza di oltre 4 volte quello che è stato fatto addirittura negli ultimi 20 anni. Una crescita che si concentra soprattutto nel sole, perché il sole è effettivamente una risorsa che il nostro territorio ha in maniera particolare, anche il vento, l'acqua ha meno margine di incremento perché già il nostro paese la sfrutta e l'ha sfruttata negli anni, oltre 100 anni a questa parte, comunque grandi corpi di dighe sono stati utilizzati all'interno del nostro paese. E devo dire che la risorsa che magari quando si parla di rinnovabili, diciamo anche in accezione un po' più ampia, magari non viene poi considerata a pieno, è quella dei rifiuti. Il rifiuto lo produciamo, è chiaro che è auspicabile anche su quello una riduzione della produzione dei rifiuti, ma questi possono diventare, proprio perché sono un qualcosa che non possiamo evitare, di poter essere indirizzati verso il risparmio energetico, e quindi anche con questa componente noi riusciamo a ulteriormente colmare questo gap. Se poi buttiamo un focus specifico, no, al centro-sud dell'Italia, in termini di possibilità di questa parte dell'Italia di far fronte, ecco qua sta oltre il 60% di quella disponibilità di risorse che citavo prima essere quelle che ci servono per passare dal 22,5 al 60%, perché il sole diciamo che va da sé, ma anche il vento trova naturale collocazione proprio nella parte del centro-sud della nostra penisola, ma anche i rifiuti, anche perché sappiamo che è anche questa una parte del paese
che destina già oggi un po' meno rifiuti al riciclo o alla valorizzazione energetica e un po' di più rispetto alla media nazionale verso la classica destinazione della discarica. Quindi, come dicevo, partendo da alcune ombre che oggi caratterizzano un po' la nostra situazione italiana, perché ci vedono al fanalino di coda, comunque agli ultimi posti rispetto alla comunità europea, ma ampi spazi di miglioramento dove chiaramente un lavoro di collaborazione condiviso fra le imprese, gli operatori, chiaramente l'imprenditoria e l'industria, lo Stato necessariamente, le sue emanazioni possono rappresentare una forte accelerazione con la possibilità di sanare questo gap, diciamo con un balzo in avanti mai visto almeno nella storia degli ultimi decenni. Senz'altro. Vado dal vicepresidente Poti per sapere esattamente che cosa prevede Confindustria Energia per l'Italia. 3 minuti, vicepresidente, a lei. Allora, mi pare di andare nel corso dei precedenti interventi, perché quando si parla di autonomia energetica è esattamente il complemento della dipendenza energetica, quindi il 40% diventa il 60%, quindi mi trovo perfettamente allineato. La seconda cosa da dire è che diciamo, l'Italia effettivamente ha queste risorse, ha anche un'altra risorsa, la capacità di economia circolare, quindi diciamo, la capacità di sviluppare, di recuperare delle materie prime da rifiuti o anche da altre produzioni. Questa è un'eccellenza da sfruttare, quindi è anche il tema rifiuti è molto importante. La terza è che noi abbiamo una limitazione tecnologica rispetto agli altri, oltre che la dipendenza, perché sapete che tutti gli altri paesi che ho citato hanno un'opzione di carbone e anche un'opzione nucleare, noi non abbiamo questa opzione, quindi il nostro sviluppo è a rinnovabili gas sostanzialmente. In questo quadro Confindustria Energia ha sviluppato due scenari, ma lo scenario più importante è quello che chiamiamo sostenibilità integrata, il che vuol dire che una sostenibilità di carattere ambientale, una sostenibilità naturalmente di carattere sociale, quindi vuol dire economica, e quello della sicurezza energetica. Questo scenario, e se magari mi date la slide, che questo qui, porta a quei 182 miliardi di investimenti previsti dal 2023 al 2022 al 2030. E questi sono tutti input che ci vengono dalle aziende che hanno messo a budget questi investimenti, non che li stiano realizzando, ma che li hanno messi a budget. Quindi vuol dire che sono delle previsioni industriali. Tanto è vero che al lato sinistro noi ogni anno facciamo i consuntivi e i consuntivi più o meno diciamo, vanno di pari passo con quello che si era previsto. Tanto per dire, durante il Covid la diminuzione rispetto alla previsione è stata solo del 9%. Questi 182 miliardi, che quindi fanno un complesso di 214 dal 2018 al 2030, hanno una caratteristica di essere una forte accelerazione rispetto al passato. Mentre al passato, come vedete lì, noi andavamo con un passo di 8 miliardi all'anno, qui dobbiamo andare con un fattore di 2,5, quindi di 16 miliardi all'anno. E fare investimenti di 16 miliardi all'anno richiede anche dei fattori abilitanti, in primis le autorizzazioni, ma non solo. Di questi investimenti, per esempio, quelli che sono impattati dal PNRR hanno soltanto una percentuale del 5%. Quindi l'attuale PNRR non copre questi investimenti. Quindi ci si auspica una revisione delle regole del PNRR o di fondi complementari. Lo scenario sostenibilità integrata è quello che offre una maggiore continuità anche con la trasformazione delle tecnologie esistenti e quindi dell'occupazione nei settori tradizionali, però coniuga quello delle rinnovabili, che poi sono la maggiore fonte di investimento in questo settore, ma anche quello per esempio di nuove tecnologie citate dal vicepresidente, per esempio la CCS. Quindi se andiamo all'ultima slide, torniamo a quello che lei ha presentato all'inizio come risultato. Velocemente, vicepresidente, velocemente.
Velocemente questo risultato porta, oltre che i vantaggi occupazionali e sulla PIL, anche una riduzione di CO2 che è pari all'80% del contributo italiano agli obiettivi italiani, diciamo, al 2030. Quindi questi investimenti coprono l'80%. 60 miliardi di questi investimenti sono cantierabili entro il 2026. Grazie mille, grazie per questa magnifica sintesi. E torniamo qui in studio con il vicepresidente D'Ortenzio per collegare gli esempi che ha fatto relativamente all'estero con la nostra realtà abruzzese. Che cosa si può trarre come esempio? Ma noi siamo ben strutturati come aziende di energia territorialmente presenti, sono sia dell'oil and gas che delle rinnovabili, quindi le aziende sono pronte a operare ed investire. La problematica nostra che riscontriamo a livello locale, regionale, che poi è di riflesso anche quella della problematica nazionale, è l'effetto NIMBY. Perché comunque ovunque parliamo di rinnovabili, di investimenti sull'economia circolare, del waste, piuttosto che dei rigassificatori, poi troviamo sempre una resistenza di carattere sociale, chiaramente dovuta ad una sfiducia nel sistema e nella dirigenza pubblica, che va a frenare, crea dei comitati che vadano sempre a frizionare queste tipologie di operazioni. Quindi sicuramente cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo fare un'attività di informazione e formazione della popolazione su quelle che sono le criticità, le ricadute positive e le rischiosità intrinseche di queste tipologie di operazioni, che comunque possono essere mitigate al massimo, anche perché non è che sono cose nuove, diciamo, andiamo a utilizzare delle attività che già sono in essere in altri territori. Basti pensare in Italia alla Val d'Agri, dove a fianco ad un'attività fortemente invasiva di sfruttamento del fossile ci sono attività che vanno a coesistere, come anche lo sfruttamento delle api. Quindi se possono le api esistere a fianco a attività petrolifere, non vedo perché attività di rinnovabili non possono coesistere in territori normali. La problematica è soltanto una questione di informazione e di formazione che deve essere fatta sia da parte nostra Confindustria, ma soprattutto dal pubblico. E poi una cosa importantissima che manca da diversi anni è una stabilità di visione energetica, una programmazione, una stabilità politica che permetta agli investimenti di essere certi e non facciano scappare quelli che sono gli investitori nel nostro territorio. Grazie vicepresidente, vado dal dottor Bellotti per un assunto, un flash relativamente a quello che fa la sua azienda A2A nei confronti di questa tematica rivolta ai cittadini e alle imprese. A lei la parola di chiusura. Grazie. Sicuramente A2A ha un suo ruolo come player nazionale nella spinta verso la transizione energetica e quindi nella crescita delle rinnovabili. A2A ha un piano industriale decennale, ormai siamo al terzo anno di implementazione, con cui ha previsto 16 miliardi di investimenti e proprio su economia circolare e transizione energetica, che prevalentemente è caratterizzata dallo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili. E dopo i primi 2 anni di piano ha raggiunto già il 22% di questi investimenti, dei 16 miliardi, portando avanti assolutamente quella politica di crescita, e nello specifico di questo, dell'argomento di oggi, sulle politiche, sugli impianti, dicevo, da fonti rinnovabili, sia fotovoltaici che eolici. Dopodiché chiaramente c'è anche una partnership, una forte alleanza con gli altri suoi stakeholder, che sono le imprese. Insieme alle imprese molte sono le cose che abbiamo fatto e possiamo fare, quindi la realizzazione di PPA, ossia di creare impianti insieme alle imprese da destinare ad uso esclusivo. In questo modo si possono allocare quote di energia elettrica da fonti rinnovabili o addirittura costruire insieme nuovi impianti, piuttosto che realizzarli per conto delle imprese in modalità proprio sia chiave in mano o di partecipazione all'investimento, laddove la controparte è un'impresa. Ma devo dire che stiamo scommettendo anche proprio sul cittadino e sul consumatore privato, dove è lo sviluppo delle comunità energetiche, che anche qua possono vedere la collaborazione di più stakeholder.
l'impresa, un operatore come noi e un'unità di privati e cittadini sul territorio, o addirittura sostituirci ai nostri clienti finali. Proprio da una settimana abbiamo cominciato a posizionare in Italia le prime 10.000, chiamiamoli PPA per clienti domestici, che vuol dire contratti decennali che prevedono l'allocazione di una quota prodotta di energia elettrica da fonti rinnovabili, e quindi eolico e fotovoltaico, proprio destinata ai clienti finali con la stessa modalità o con una modalità simile con cui facciamo queste cose con le grandi imprese. Questo perché chiaramente facciamo noi in prima persona o ci mettiamo a fianco di imprese e cittadini privati per realizzare questa sfida di crescita nelle fonti rinnovabili, nella creazione di nuovi impianti verso quell'autonomia energetica del paese, che è l'unica chiave per una stabilità di prezzo e anche una maggiore sicurezza dell'intero sistema. Grazie per questa magnifica conclusione, approfitto quindi per salutare i nostri ospiti, ringrazio in collegamento nuovamente Roberto Potì, vicepresidente, grazie. Grazie a voi. Ancora Paolo Bellotti, grazie mille per l'intervento. Grazie, buona serata. In studio ringrazio Cristiano D'Ortenzio. Grazie, buonasera a voi. Per la regia Danilo Cinquino, ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana.